Buonasera e benvenuti all'appuntamento con TG Vicenza. Domani nuovo vertice per l'autonomia. Salvini ha già annunciato che non ci sarà e il ministro Stefani avverte i 5 Stelle, dice no ai minestroni, altrimenti tanto vale parlarne al bar, il nostro inviato a Roma. A poche ore dal vertice sull'autonomia, il governo giallo-verde traballa sotto i colpi e i contraccolpi della politica nazionale ed europea fra i quasi ex alleati. Il vicepremier Matteo Salvini ha già annunciato che non parteciperà al summit sull'autonomia e la tensione è altissima. Traccia un solco da non superare anche il ministro Stefani, che avverte. Se vi sono gli intenti di creare un minestrone, no, dove parlare di tutto, dove tutti parlano di tutto, allora tanto vale che non parlare di autonomia al bar invece che farla in un vertice. Già, se si vuole fare un minestrone dell'autonomia, tanto vale parlarne al bar. Parole durissime che arrivano dal ministro Erika Stefani a poche ore dall'ennesimo e attesissimo vertice sull'autonomia, con l'avvertimento per i 5 Stelle che la pazienza è davvero al limite. Ecco infatti la richiesta del ministro. Quello che io chiedo al vertice, come l'ho chiesto in tutti i vertici, è di avere un metodo di lavoro. Il metodo di lavoro è che ci sono dei temi politici sui quali occorre dare delle risposte. Ci sono stati molti, abbiamo trovato dei punti di incontro su moltissime materie, vi sono alcune questioni che sono ancora in sospeso, si può trovare, ma se si vuole le soluzioni si trovano, se non si vuole le soluzioni non le troverai mai. È proprio quel mai nel finale che nella vigilia attesissima del vertice getta preoccupanti ombre sul percorso autonomista, dove a ogni piede spinto si rinnovano le sabbie mobili pentastellate. L'ultima novità di una lunga serie di puntualizzazioni e frenate riguarda le polemiche sull'impianto finanziario mosse dagli alleati di governo della Lega. Adesso c'è questa polemica sull'impianto finanziario, ma se vogliamo andare a creare istituti che non esistono, a creare cercare di stravolgere quello che è un impianto che si è cercato di costruire, io sono disponibile a tutte le trattative, a tutti i confronti, purché sia chiaro l'obiettivo a cui si vuole giungere. E mentre il vicepremier Luigi Di Maio parla di tempi del buonsenso e differenze fra trattamenti economici per gli insegnanti, Stefani invita l'alleato a ripassare per bene il tema autonomista. Il rapporto fra lo Stato e le regioni è un rapporto fondamentale nella nostra Costituzione, nel nostro assetto istituzionale, e le autonomie sono veramente una grandissima opportunità. Importante è che capire il concetto di autonomia. Io chiedo agli colleghi di governo che capiscano prima che cosa significa autonomia, perché se vogliamo parlare di decentramento amministrativo parliamo di Bassanini, vogliamo parlare di autonomia è un altro tema. Prima si conoscono le questioni e poi si trovano poi le soluzioni. L'importante è essere convinti sull'obiettivo. Con l'alleanza appesa a un filo, la questione dell'autonomia rischia di ritrovarsi a sua volta appesa a una bava di ragno e di dover finire nell'agenda di un eventuale, ipotetico e a questo punto probabile, altro governo. E sempre in attesa del vertice di domani, siamo andati a sentire che cosa ne pensano i vicentini, quali sono le loro aspettative. Venerdì nuovo, ennesimo incontro con Conte. Sarà la volta buona? Speriamo di sì, noi veneti ci teniamo, voglio dire, forse la regione che più ha richiesto questo, in quanto comunque la ricchezza parte dal nord-est, no? Per cui si chiede questo per cercare di avere, si chiede tanto per cercare di avere il giusto. Speriamo che ce lo diano. L'autonomia, c'è la fumata bianca finalmente? Ma spero di sì, ma non è che mi intendo tanto di politica, spererei di sì. Ma lei è ottimista? Beh, io sì, sono sempre ottimista per natura. Per me sarà l'ennesima nera. È pessimista? No, sono realista. Non lo so che fumata sarà. Credo però che ci nascondiamo dietro un falso problema. Non sono molto convinto dell'autonomia. Sono più convinto di un rapporto proficuo tra lo Stato centrale e le regioni. Io spero di sì, ma l'ho idea sia l'ennesima fumata nera. Perché dice? Perché credo poco che sia in qualche modo concesso di poter, ci saranno i famosi bastoni tra le ruote che sono travi più che bastoni. Ma io direi che meno soldi diamo a Roma meglio è. Però ci continuano a convocare e sta questa autonomia latita. Non lo so, chiaramente io da Veneto dico i soldi li teniamo noi. Potrebbe essere la volta buona secondo lei? Che io aspetto di sì, perché il Veneto merita questa cosa, ma da tanti,
perché penso che loro sono stufi. La mia individuale prima e poi pensare che si può allargare alla collettività, ma se una persona è gregge non può essere autonomo. Ci sarà ancora da lottare allora? Ci sarà ancora da lottare, ci sarà ancora da scrivere, da fermarsi, da lottare, sì, da far valere le proprie ragioni. E la Giunta Comunale ha dato oggi il via libera alla delibera relativa alle modifiche al piano delle aree pubbliche destinate ai mercati cittadini centrali e rionali, che dovrà però essere ora discussa in Consiglio Comunale. Il piano per la delibera comunale che prevede le modifiche degli spazi destinati ai mercati cittadini è pronto, ora dovrà essere discusso in Consiglio Comunale. Sono le parole dell'assessore al commercio e attività produttive Silvio Giuline. In giunta abbiamo licenziato questo importantissimo provvedimento, un atto fondamentale che ci permette di ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale, di ottenere il riconoscimento per quanto riguarda il nostro piano di occupazione di aree pubbliche proprio dalla regione e di farci trovare pronti per la sfida del 2020 quando scadranno le concessioni decennali. Erano diversi anni che si attendeva un provvedimento del genere da parte delle amministrazioni. Adesso ne è previsto uno che regolamenta le aree destinate ai mercati. Nella delibera c'è anche un nuovo piano parcheggi, ma il tutto dovrà passare per il Consiglio. L'intera organizzazione sarà comunque valutata con i rappresentanti delle associazioni di categoria, assieme alla polizia locale, in modo da evitare polemiche dopo l'approvazione. Ai vicentini, si sa, piace molto girare per i mercati, in particolare quello del centro storico, e guai a toccarlo. Trova conveniente spendere più tra le bancarelle o nei negozi? No, qua più facili, secondo quello che mi colpisce. Com'è la qualità della merce? Insomma, ci può essere roba, se no c'è roba da mercato, si guarda così. Se interessa qualcosa, se no niente. Al giorno d'oggi più nei supermercati, però la qualità si vede. La qualità è differente? Sì, certo, sempre. Prendere dal mercato è più... è conveniente per la qualità e per la genuinità dei prodotti. Fase importantissima per la campagna di lavori pubblici in centro. Il municipio punta a chiudere tutti gli interventi prima dell'inizio della scuola. Cantieri al giro di boa in città, dove l'estate ha portato una serie di interventi importanti da parte dell'amministrazione. Tutto quello che avevamo previsto, avendo avuto cura di organizzare bene i cantieri, ci sta dando anche dei buoni risultati, sia a San Felice, dove le utenze sono contenti, insomma i commercianti abbiamo messo anche quel bello schermo che sta dando bei risultati, quindi un esperimento direi che sta funzionando bene, così come in Viale d'Alviano, dove ovviamente la cosa è abbastanza pesante, ma il traffico rimane abbastanza fluido. Qualche piccolo incolonnamento ci sta, ma insomma siamo molto soddisfatti. Alla lista della spesa si aggiunge anche il cantiere di Piazzale Bologna. Giorno 16 è partito il cantiere di Piazzale Bologna, c'è stata la consegna dei lavori per la verità ed è un fiore all'occhiello dell'amministrazione perché riqualifichiamo tutto quel piazzale rendendolo molto più verde, molto più organizzato e quindi sostituiremo le fioriere con delle aiole definitive e dove oggi ci sono degli spazi che sono così terra di nessuno saranno realizzate delle idonee aiole ben fiorite e ben organizzate. Ecco le novità sull'intervento di Viale Margherita. Io sto chiedendo un incontro urgente con la ditta perché ha qualche difficoltà nel reperire i ponteggi e questa cosa non mi piace molto perché scalettiamo troppo verso settembre, quindi organizzerò un incontro a brevissimo proprio per sollecitare l'avvio del cantiere. L'obiettivo dichiarato è quello di chiudere tutti gli interventi entro l'inizio delle scuole per andare incontro alle esigenze di un traffico decisamente più impegnativo di quello estivo. Diciamo che dovrebbe essere così, se ci sarà qualche giorno di scalettamento verso l'apertura sarà comunque comprensibile. Stiamo lavorando per almeno per i più grossi di essere già abbondantemente chiusi. E con la tecnica dell'abbraccio hanno sfilato il Rolex di 7.000 euro ad un passante dopo averlo abbracciato e averlo ringraziato per l'informazione che lui aveva dato. Ennesimo colpo ai danni di ignari passanti con al polso i Rolex. La segnalazione è arrivata sulla pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza.
dove un utente ha denunciato un altro caso di abbraccio con l'intento di rubare bracciali, anelli o orologi di valore. Due casi in pochi giorni registrati in diverse città del Veneto. La tecnica è sempre la stessa, quella usata dai malviventi. Con la scusa di un'informazione ringraziano con un abbraccio o avvicinandosi in maniera amichevole facendo finta di conoscerti. Ed è accaduto a Vicenza. Con la scusa di un'informazione stradale ad un cinquantenne hanno portato via un Rolex dal valore di 7.000 euro. Il furto è accaduto in contrabbarca in prossimità di Piazza Matteotti. Al malcapitato non è rimasto altro che denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Sale così a due in appena 4 giorni il numero di orologi sottratti dalla banda dell'abbraccio per un valore di circa 12.000 euro. E quindi bisogna fare attenzione. Ancora adesso cronaca da città e provincia. Tiene. Ragazzi detective per un giorno ritrovano la loro bici e chiamano le forze dell'ordine. Un ganese di 41 anni è stato denunciato per ricettazione dopo aver rubato una bicicletta. Ad avvisare la polizia locale, i due dodicenni, che dopo essersi accorti che non c'era più, si sono messi a cercarla e hanno trovato l'uomo che stava pedalando verso la stazione dei treni. A quel punto hanno chiamato il 112, che è subito intervenuto sul posto fermando l'extracomunitario. Un plauso ai coraggiosi ragazzi detective e nello stesso tempo prudenti per aver avvisato la polizia senza mettersi in pericolo. Barbarano Mossano. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza 5 persone responsabili a vario titolo di rissa, possesso di documenti falsi, minaccia aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state avviate dai militari dell'arma dopo una segnalazione giunta al centralino che segnalava una rissa con esplosione di colpi di arma da fuoco. I militari della locale stazione e quella di Sossano riuscivano a fermarne subito due grazie alle testimonianze raccolte sul posto. I carabinieri nel prosieguo dell'attività investigativa sono risaliti anche agli ultimi tre. Durante le perquisizioni in alcune abitazioni è stata sequestrata una pistola a scacciacani, una pistola a pallini e numerose cartucce. Valdastico. In azione il soccorso alpino di Arsiero, allertato per un incidente avvenuto nella palestra di roccia di Valtorra. Mentre stava scalando una via, un giovane 26enne del posto è volato cadendo per circa 8 metri fino alla base della parete. Da solo ha cercato di tornare alla macchina assieme alla compagna, ma si è dovuto fermare per il forte dolore causato dalla rovinosa caduta. 10 soccorritori, tra i quali un'infermiera della stazione, lo hanno raggiunto lungo il sentiero che porta alla falesia. Immediatamente è stato immobilizzato e caricato in barella per poi trasportarlo fino alla strada e affidarlo all'ambulanza che era giunta sul posto. Grisignano. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 tra il casello di Grisignano e lo svincolo dell'A31 per l'incendio di un auto articolato che trasportava una lastra di metallo. L'autista si è accorto che qualcosa non funzionava, ha accostato ed è sceso dal mezzo mentre sono divampate le fiamme. Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e Padova hanno impiegato diversi minuti per spegnere le fiamme che hanno completamente bruciato la motrice dell'auto articolato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. E siamo in chiusura questa sera alle 21.15, vi ricordo Focus, ospiti questa sera saranno David Acco, Roberto Ciambetti, Irene Valandro e Francesca Zaccariotto. Grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: variabilità con maggiori spazi di sereno in pianura e almeno a tratti maggior nuvolosità in montagna. Precipitazioni inizialmente assenti, dalla tarda mattinata probabilità in aumento fino a medio-bassa di locali rovesci o temporali sulle zone montane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it